Amici di Verabruzzo, eccoci qui con Martedì Calcio, un nuovo appuntamento per parlare delle formazioni di Serie D del girone F. Questa è la settimana che in pratica precede la sosta, una sosta che vede la Maceratese in vetta alla classifica con 6 lunghezze di vantaggio dopo aver battuto nel derby di domenica scorsa all'Elvia Regina la Civitanovese per 3-2. Abbiamo servizi, abbiamo interviste, insomma abbiamo tanta carne da mettere sul fuoco e per affrontare questa puntata, e come sempre avremo anche il collegamento con San Benedetto del Tronto, con gli amici di Cuore di Calcio, per parlare anche della situazione della San Benedettese, che oggi occupa la seconda piazza ma è sempre a 6 lunghezze di ritardo rispetto al battistrada. Ovviamente vi presento subito gli ospiti, inizio dalla mia sinistra perché è il capocannoniere del Giulianova, Marco Mariani, buonasera. Buonasera a tutti. Un centrocampista offensivo con le doti però di goleador. Ci proviamo, dai. Intanto è andata bene domenica. Sì, è andata molto bene domenica. Poi vedremo anche il servizio. Diego, ben ritrovato. Grazie, buonasera. Abbiamo fatto una bella chiacchierata con Diego Di Felice Antonio prima di entrare in onda. Chiacchierata fatta anche con Enzo De Dominicis, buonasera e ben ritrovato. Buonasera, buonasera. Allora, eccoci qui. Prima di entrare nel vivo del dibattito, Diego, che domenica è stata? I pronostici sono stati tutti rispettati, comunque. Sì, i pronostici rispettati. Una domenica che ha ribadito che la regina del campionato è la Maceratese. Era una squadra che ha 7 vite, domenica si era messa male, stava pareggiando 2-2 e in ultimi finali è riuscita a vincere questa partita. E devo dire che ha vinto anche con me. Ha vinto con me, ma sembrava che a 2 minuti alla fine il Fano stava a 2 punti, stava vicino a Giulianova, sì. Il calcio è bello per questo. Poi il Fano pareggiato, loro hanno vinto, ci vuole anche un po' di fortuna. Hanno ripreso quei punti persi domenica a Fano, quei 2 rigori sbagliati. E Diego, con te voglio aprire una parentesi sul Teramo. Teramo che è stato capolista per una notte, poi l'Ascoli ha vinto nel posticipo contro il Tutto Cuoio, però è un Teramo che lì davanti ha la Padula e Donnarumma. È un Teramo cinico, un Teramo che fa il 5-3-2, adesso è diventato 3-5-2 perché... O 5-3-2. 5-3-2, però adesso è diventato un più 3-5-2 perché con l'avvento di Matteo, che spinge sulla fascia, prima c'era solo che era più terzino, questo è più... a destra invece c'è Scipioni che spinge pure. È una squadra, 3 centrali abbastanza rognosi, che nella zona marcano a uomo, perché è gente che ti viene a prendere a metà campo, quindi non è che ti aspettano e ti fanno giocare. La punta la vanno a prendere sul cerchio di centrocampo. Quindi nella squadra tetragona, tosta, centrocampisti più di interdizione che di veri facitori di gioco. Sono manterrà giocatori... questo ritmo il Teramo, secondo te? Secondo me, io sono tifoso, quindi vale fino a un certo punto. Però, secondo me, se non ci fanno degli imbrogli, io penso che il Teramo può vincere il campionato direttamente. Qualche pacco. Ecco, perché è equilibrato. Questa è nelle ultime 12 partite ha preso 4 gol. Perché la butti su, ci sono 2 giocatori che fanno reparto da solo. La Padula e Donnarumma. Non è che gli altri non segnano, si deve vedere se segnano sempre l'uno o l'altro. Quindi non è che deve avere grandi schemi, stanno sempre, non li prendi mai di contro di rimessa, perché loro non si sbilanciano mai più di tanto, rimangono un blocco omogeneo dietro, la buttano su e quei 2 ogni palla che toccano fanno gol. Quindi... Enzo, a Giulianova si soffre questa situazione che si vive invece a Teramo, un Teramo che veleggia in piena zona playoff alle spalle dell'Ascoli capolista, addirittura in piena corsa per la promozione diretta. Giulianova invece che vive questo campionato di Serie D, anche se va detto, è vero che è un periodo di transizione, di sofferenza, però voci che arrivano dalla zona adriatica, quindi dalle sponde adriatiche giallorosse, dicono che Antonio Esposito tuttavia il prossimo anno vuole puntare in alto. Ma più che il dualismo con Teramo, Giulianova credo che in questo momento debba risolvere il problema societario. Sentono più questo i tifosi che non la rivalità, perché negli ultimi anni purtroppo non c'è stato più. Questo non significa che non manchi, anche Teramo sa che manca, no? Il derby e quindi la rivalità vera e propria, quella sportiva. Guarda, io ho vissuto domenica scorsa il derby Maceratese-Civitanovese, che è la stessa cosa di Teramo, Giulianova, sì. La stessa cosa praticamente, mi hai rubato quello che volevo dire. Però in questo momento la questione societaria è troppo importante per poter pensare ad altro, e il presidente Esposito
Ma lo stesso Giorgini, che è coinvolto direttamente in questo progetto, così come Morris Carrozzieri, secondo me, e tutti gli altri stanno cercando di fare quadrato attorno ad una situazione che potrebbe diventare esplosiva da un momento all'altro, che ha rischiato di diventare tale da un momento all'altro, che gli stessi giocatori hanno dovuto sopportare, e ripeto, da ultimo come l'utente finale, il tifoso, il giugliese, no? Per cui è una situazione ancora talmente ingarbugliata, e se non ingarbugliata comunque pericolosa, che non si può pensare ad altro. Allora andiamo a vedere subito il quadro dei risultati maturati domenica scorsa, la terza di ritorno. C'è stato questo successo importante da parte della Maceratese, 3-2 contro la Civitanovese. Civitanovese che ha ritrovato il proprio attaccante Amodeo, autore di una doppietta, però una doppietta che non è servita per portare a casa punti. Se la regia è pronta, diamo uno sguardo dunque al quadro. Eccoci qua, Giulianova Fano 1-1, Chieti a Viternina 0-0. Anzi, Chieti a Viternina è 1-1, non 0-0. San Benedettese Celano 3-0, Maceratese Civitanovese 3-2, Materica Jesina 1-0, a Pesaro Fermana batte Pesaro 1-0, Recanatese Agnonese 2-0, Campobasso San Nicolò 5-3, Castelfidardo Termoli 1-1. La classifica la vediamo velocemente, eccoci qua, la Maceratese con 46, Fano e San Benedettese con 40, 38 la Civitanovese, Campobasso e Materica 37, Chieti 30, Jesina e San Nicolò 27, 25 per la Recanatese, poi troviamo Fermana e Giulianova 23, 22 per la Miternina, Castelfidardo 18, 15 per il Termoli, Vispesaro con 14, 13 l'Agnonese, il Celano chiude la classifica sempre più solo in fondo con 11 punti. È una classifica, Diego, spaccata, sì, inutile dirlo, perché troviamo i 37 punti del Materica e del Campobasso. Poi però, se la possiamo rivedere un attimo, grazie alla regia, troviamo tutto il gruppo delle altre squadre a partire dalle Chieti, eccoci qua, i 30 punti delle Chieti e poi tutto il gruppone dietro. Però niente, le prime sei sono quelle comunque che sono le più solide, perché già il Chieti, questi alti e bassi dovuti a tanti fattori, sì, sia calcistici però ex calcistici di società. La Jesina la vedo un pochino più, come si dice, più costante tra Chieti e San Nicolò. San Nicolò, non lo so, è una squadra che non riesco a capire, è una squadra che va fuori casa, non gli bastano tre gol per vincere la partita, addirittura per 25. Quindi non si può fare, ecco, qui torniamo al discorso di base, gli allenatori moderni, io dico che non sempre giocare al calcio paga, sembra un controllo che fa, predichi il non gioco. Se tu giochi al calcio e poi quando perdi palla ti scopri e offri il fianco, non sei una squadra intelligente, fai divertire, è bella vedersi, però come si dice, la partita perfetta è lo 0-0 dove le squadre non riescono a superarsi, no? Perché tatticamente sono tutte e due sveglie. E quindi questo è un discorso che si compara anche alla San Benedettese, che pretende di vincere il campionato, fa la voce grande con le piccole, fa la voce e poi diventa una regolare. È bastato un umile Giulianova per metterla in crisi. Quindi voglio dire, il San Nicolò, che è una buona squadra, quando c'è la palla diventa piccola piccola, perché secondo me prendere 5 gol, al di là del fatto che è stato espulso Valim, però non puoi prendere, le partite si vengono anche in 10 se sai muoverti bene in mezzo al campo. La sensazione che sia... Giulianova Macerata in 10 non ha perso. Ma ecco il discorso, perché l'allenatore esperto, Lino, sporca certe cose, lo sa lui che deve fare, io lo so cosa fa. Invece gli allenatori giovani, con uno in meno, sono squadre che vincono tutta la partita. Perché insomma si mettono in un certo modo, riescono a giocare alla pari, perché sanno chi è che non devono marcare, pure se sono uno in più. Alla fine c'è uno lì in mezzo che lo puoi lasciar perdere. La Maceratese col Materica stava perdendo 2-0 a 5 minuti dalla fine, riuscì con l'uomo in meno a pareggiare addirittura in 9 a portare a casa il 2-2. Ma perché la Maceratese c'è qualcosa in più nel suo allenatore e nella squadra. Sì, infatti, io guardo Andrea, Osvaldo, Iaconi. Osvaldo Iaconi non c'è la grande squadra. Domenica l'ho vista a San Nicolò, domenica fa, prese una bambola da far paura, intanto l'ho persa. Hanno perso in casa, mi sembra, la partita dopo. Sì, ieri, la Recanatese. Ieri hanno vinto a Pesaro, non sì, è che hanno vinto a casa di chissà chi, dell'Armata, però lui c'ha quel qualcosa in più, che anni e anni di Castellisandro, di tutte le squadre, qualcosa c'ha che riesce ad imbrogliare l'allenatorino giovane che arriva. Vullo, primo tempo stava a perdere, Vullo, vecchio, sì, sì, è entrato, Campobasso ha cambiato proprio, sembra un'altra squadra. Il San Nicolò ha fatto 3 gol, ne ha fatto più un gol, quindi hanno fatto addirittura 5, anche se 2.
poi rivedremo il servizio. Allora, facciamo il punto sul campionato con questo servizio. Comanda la Maceratese, per adesso non c'è un avversario che possa impensierire la capolista che affronta la sosta con 6 punti di vantaggio su Fano e San Benedettese. La vittoria nel derby contro la Civitanovese ridimensiona la squadra rosso-blu che ha pagato a caro prezzo le vicissitudini della settimana che precedeva la sfida dell'Elvia Recina. Prima l'esonero di Antonio Mecomonaco, poi il dietrofronte della dirigenza adriatica, una confusione che non ha certo fatto bene alla Civitanovese che sino ad un mese e mezzo fa era l'unica antagonista dell'undici di Beppe Maggi. Una grossa mano alla Maceratese l'ha data il Giulianova di Francesco Giorgini che si conferma squadra fastidiosa per le grandi. Ne sa qualcosa proprio la capolista che in casa stava perdendo contro i giallorossi per acciuffare il pari solo su calcio di rigore. Ma la squadra giugliese ha poi costretto al pari prima la San Benedettese e successivamente il Fano. A questo punto, dopo 3 giornate disputate del girone di ritorno e con 6 punti di vantaggio da amministrare, il girone F della Serie D è in mano alla Maceratese, che vanta la miglior difesa assieme al Fano con 14 gol subiti in 20 gare e ha il secondo miglior attacco alle spalle della San Benedettese. 20 partite inoltre senza subire una sconfitta. Alla ripresa del campionato, subito dopo la sosta, i biancorossi avranno un impegno relativamente abbordabile contro il Termoli in terra molisana, mentre il big match della giornata si giocherà ancora al Mancini di Fano, dove salirà proprio la San Benedettese, un derby che potrebbe decidere molto sul futuro delle due squadre. Per quanto riguarda le abruzzesi, l'ultima giornata ha fatto registrare la sonora sconfitta del San Nicolò 5-3 a Campobasso. Eppure la formazione di Massimo Epifani stava conducendo sugli avversari per 3-2. Poi il crollo nella ripresa. Chieti e Amiternina si sono divisi la posta in palio, mentre il Celano al Riviera delle Palme non ha avuto scampo, perdendo 3-0. Biancazzurri sempre più soli in fondo alla classifica e a questo punto pensare alla salvezza diventa un miracolo, anche perché chi è davanti continua ancora a fare punti. C'è persino il rischio che quest'anno, se l'andamento dovesse essere confermato, almeno un play-out, quello tra la terzultima e la sestultima della classifica, possa non disputarsi, in quanto tra le due formazioni potrebbero esserci più di 8 punti di distacco. Mariani, voi avete affrontato prima la Maceratese, poi la San Benedettese e infine il Fano. Abbiamo visto che poi, tra l'altro, vedremo il servizio, il Fano era passato in vantaggio con un rigore assolutamente discutibile, lo chiederemo anche ad Enzo, però delle tre squadre, qual è quella che ti ha impressionato di più e che secondo te alla fine potrà staccare il biglietto per la Lega Pro? Secondo me la squadra più forte è la Maceratese, perché è una squadra solida che prende pochi gol, che non ha ancora mai perso in un campionato, e questo la dice lunga su quanto possa avere una solidità difensiva superiore rispetto alle altre del girone. Quindi secondo me loro sono i favoriti. Bisogna vedere però sempre come andrà lo scontro diretto con la San Benedettese. Però bisogna anche capire ci arriverà. Con quanti punti? Sì, secondo me quello sarà il crocevia del campionato. Quella partita sarà fondamentale. Se Macerata arriva a quella partita con parecchi punti di vantaggio e non subisce una sconfitta, secondo me... Ma anche perché poi la partita la dovrebbe fare la San Benedettese, a quel punto per Cuco e Ferri Marini si aprirebbero dei varchi, sì. No? Sì, sì, decisamente. Enzo, il Fano, che era passato in vantaggio con un rigore discutibile, a mio giudizio non c'era perché Raparo prende il pallone, è la squadra più solida rispetto alla San Benedettese? Assolutamente sì, mi dispiace dover affermare questo perché la San Benedettese ha una tradizione non solo di calcio ma anche di pubblico che già di per sé è spettacolo, questo va detto insomma, no? E quindi per la piazza avere attualmente una formazione o comunque una squadra come la Samb che fatica tuttora, io mi ricordo che dopo la partita contro il Giulianova lo stesso allenatore è venuto in sala stampa ed ha ammesso letteralmente che la squadra aveva fatto tutt'altro che quello che lui aveva comandato. E qui questo è indice insomma che attualmente quantomeno, io non parlo di intelaiatura tecnica, quantomeno la squadra rossoblu
ha problemi, è indicatore e sintomatico di un qualche problema. Il Fano mi ha fatto, senza dubbio, ma Marco me ne darà ragione, insomma, un'impressione completamente diversa. E non giocavano Gucci, Lunardini e Sassaroli. Esatto, aveva tre giocatori squalificati che sono tre giocatori titolari ed esperti, sì. Quindi anche questo. Cioè, a me ha fatto assolutamente più sensazione il Fano che non la Samba. Per cui anche quest'altro, del resto comunque va detto che Bollettini, che era in sala stampa con noi, e anche gli altri colleghi di San Benedetto, in occasione di quella partita, e questo non so quanto possa essere vero anche in virtù di quello che avete detto voi circa la forza della Maceratese per arrivare prima, loro dicevano di non aver paura della Maceratese, ma che avevano paura del Fano. E noi a Giulianova abbiamo avuto subito la riprova, perché le abbiamo affrontate praticamente subito una dietro l'altra, abbiamo avuto la riprova di quanto fosse vero ciò che la stampa o comunque i colleghi di San Benedetto dicevano, perché in effetti abbiamo visto una squadra che a noi ci ha impressionato al netto di quelle tre assenze che erano assolutamente importanti. Ti dico un'altra cosa, la Samettese non ha recuperato punti sulla Maceratese nel momento in cui la Maceratese affrontava il Fano in trasferta e in casa la Civitanovese. Esatto. E secondo me questo è già sintomatico su come potrebbe finire il campionato, perché nel momento in cui la capolista ha questi scontri diretti e non perde punti, anche se ha pareggiato a Fano sbagliando due calci di rigore, ma la Samettese non vince a Giulianova dopo l'esaltazione del 4-0 contro un Agnonese che secondo me è una squadra, insomma, a livello del Celano è una squadra in bassa classifica, imbottita di giovani, e sì, non può certamente competere con la Samettese. È bastato un Giulianova che ha un'attacca di livello tecnico superiore, un paio di tacche superiori all'Agnonese per creare problemi alla Samba. Sì, sì, ma la Samba ha pareggiato al 38esimo, ripeto, disputando purtroppo una brutta con il partita. Giulianova senza Raparo e senza Testoni, se non vado errato, perché una brutta partita disputata, si erano fatti male. Ripeto, questo anche a detta dello stesso allenatore, il Paolucci venne in sala stampa e lo disse con molta tranquillità. E la cosa bella, caro Enzo, è che alla ripresa del campionato, l'8 febbraio, avremo una Maceratese che andrà a Termoli. È vero che il Termoli si è rinforzato adeguatamente, ma ci sarà lo scontro diretto per la seconda piazza a questo punto tra Fano e San Benedettese. Se dovesse la Maceratese battere il Termoli e questa gara finire con il segno X, la Maceratese saluta tutti. Esatto, esatto. Per cui il pareggio, secondo me, domenica non fa comodo a nessuno. A meno che il Termoli non compia il miracolo e non batte la Maceratese. Diego annuisce. Sì, ma io stavo, le domenici stavo dicendo prima che l'allenatore dirigente Bollettini, dopo la partita con Giulianova, diceva: noi dobbiamo stare attenti al Fano. Io penso che giornalista, collega giornalista, sì. Io penso che deve stare attento a tutte, perché a me, io vorrei che il campionato vincesse la Samba. Sì, tra l'altro hai allenato. Sono stato due anni, quindi la Samba ce l'ho nel cuore. Però bisogna essere onesti, è una squadra che strutturalmente ha dei problemi. Io dico questo, loro fanno il 4-3, si permettono di giocare con Alessandro, Tozzi Borsoi e Napolano davanti, tre giocatori che in base non possesso non tornano, perché sono esterni e attaccanti che non vanno a pressare, perché gioco moderno, i primi difensori sono gli attaccanti che sanno soffrire, quindi non proteggono già da lì un centrocampo che non corre molto, è portato ad inserirsi Baldinini, mi sembra, e Carteri, e Paolis centrale, il metodista, non è un grosso fulmine di guerra, e non proteggono la difesa che ha qualche problema di lentezza. Mentre la Maceratese, caro Diego, la tua osservazione non fa una grinza, perché io ti porto l'esempio della Maceratese che ha lì in mezzo Romano, che raccoglie moltissimi palloni, e Croce, che invece è il metronomo di questa squadra. Tra l'altro, sulla palla lanciata in avanti, si vede sempre il centrocampo, e voi lo sapete perché ci avete giocato contro, sulla palla lanciata in avanti, i centrocampisti che accompagnano l'azione, e in caso di palla persa da parte degli attaccanti, c'è subito la pressione lì davanti, perché non permette alla squadra avversaria di ragionare basso. Bravo, questa tattica
ha dato i suoi frutti a Faro, certo. Perché lo abbiamo visto, Croce, esatto. Per liberare Croce, Maggi, per liberare Croce dalla marcatura, spostò Romano dinanzi alla difesa, esatto, ci fu la sostituzione Nisem Belkaid facendogli fare il falso 9, certo. Quindi il falso nuovo, come lo chiamano in Spagna, creando il rombo a centrocampo. E Faro lì ebbe più di un problema. Ma appunto, ecco perché io dico, che senso c'ha? C'hai già tre punti, allora, lui gioca a calcio. Se uno dei due esterni va al cross e sul cross oppure mette una palla filtrante, si inserisce Carteri o Baldinieri, nel momento in cui perdi palla, ce lo cavo, c'è più nessuno. Quindi la ripartenza, il rovesciamento di fronte, mette in crisi una difesa che non è rapidissima. Quindi non è meglio stare con tre cagnacci, come il Teramo sta dicendo prima. Gli attaccanti davanti ce l'hai, bene o male se la butti su, sì, ci esce sempre un'azione, che sì, sono tre, se sì, la butti, sì. La butti. E quando perdi palla... ti ritrovi coperto perché non ti sei sbilanciato con queste mezzali. Io dico, tu ti inserisci con le mezzali, con gli interni, quando già hai un vinto centravanti, due punte, allora ci sono gli spazi. Ma dove ti inserisci, scusa? Se già è intasato, no? Quindi ci sono tre attaccanti, ci sono quattro difensori, ci sono sette persone già, perché tre attaccanti sono quattro, sì, almeno sì, quattro. Sì, sì. Quindi andate pure voi, magari c'è un piccolo, i parchi non sono così larghi, perché ci sono tutte queste persone. Poi tra l'altro hanno sofferto a Giulianova perché il campo è piccolo rispetto, certo, a Riviera, sì, delle Palme, quindi hanno avuto maggiore fatica. Quindi è una bella squadra che si specchia, sì, quando c'è la palla, la sensazione che dà, arriva poi... Sì, perché gli avanti sono estremamente tecnici. Ecco, però quando perdi, io dico che il calcio moderno è fatto di sofferenza. Però Enzo, io ho sempre detto che le squadre, secondo me, devono prima non prendere e poi badare. No, ma io sono, guarda, io sono assolutamente d'accordo. Poi è anche un discorso di intensità, perché sono le statistiche poi che parlano. Assolutamente. Vedi, per esempio, quello che ha fatto la differenza anche in queste due ultime partite, noi non avevamo mai visto a Giulianova due gare come quelle contro la Samb disputate dal Giulianova e quella contro il Fano, in cui Francesco Giorgini è stato bravissimo nel dare intensità alla squadra, sì, costante. Infatti, fino all'ultimo Marco ha segnato a due minuti dalla fine. Poi eravate in 4-5 in area su quell'azione, sì, perché sì, c'era, ma anche su un campo impossibile, con una squadra che fino a 2-3 domeniche fa comunque è stata sempre in via di aggiustamento, cioè i giocatori sono arrivati fino a 1-2 domeniche, sì, fa a Giulianova, per cui voglio dire, anche a livello fisico, il miracolo di Giorgini sta in questo. Peccato per tutti questi pareggi, è vero anche che Giulianova ha incontrato Macerata, San Beffano. Infatti adesso peccato perché, peccato perché veramente il Giulianova si ritrova in fondo a rischiare e avrebbe dovuto fare di più, ripeto, anche per quello che ha fatto vedere. Tu Giorgini lo conosci da molto tempo, sulla panchina di Giulianova, saprai perfettamente che le squadre di Francesco Giorgini a primavera correvano all'impazzata, anche la fase dei playoff disputati successivamente. Sì, però quando Giorgini insomma prendeva la squadra a luglio, sì, è chiaro, adesso è chiaro. L'ha presa tardi, per cui su questo chiederei più. Però già domenica a me loro hanno impressionato, perché hanno corso sino all'ultimo, e il Fano è una squadra che ti fa correre. Gioca perché, a calcio. Perché il Fano a me ha impressionato. E mancava Lunardini. Quindi, ripeto, mancavano tre che sono, sì, quelli, sì, che sono. Ma cioè, Lunardini è lo stesso quello che detto. Esatto, beh, Lunardini poi è esperto, sì, insomma, sì, non è... È un regista straordinario, quindi... Fisicamente come state? Fisicamente secondo me stiamo bene, adesso il mister vuole sempre di più perché lui diciamo che ci tiene molto ai particolari e molto all'aspetto fisico, che poi secondo me fa tanto la domenica. Ed è importante perché lo avete visto domenica, sì, insomma, se non ci aveste creduto, se vi foste rassegnate non avreste mai pareggiato. Sì, sì, quello sicuramente. Il mister anche oggi ci ha ripetuto che secondo lui siamo al 70% della condizione, quindi... Quindi conferma. Ha ragione, perché la squadra può dare molto di più. Cioè, la squadra fino adesso era stata assemblata male, ma non, ripeto, non è colpa né di Esposito né degli allenatori, purtroppo delle vicissitudini, anzi, tutto quello che hanno fatto è stato pure troppo. Però domenica, secondo me, sono stati straordinari, veramente. Una partita, peccato chi non c'era, poi peccato vedremo. Veramente chi non c'era, perché mi dispiace, Lino, perché... ti saresti esaltato e poi ti saresti arrabbiato nel momento, no, è stato, di questo non ne abbiamo ancora parlato, no, vedremo più tardi. Andiamo a vedere invece il derby dell'Elvia Regina tra Maceratese e Civitanovese.
La Maceratese vince il derby con la Civitanovese dinanzi ad oltre 3.500 spettatori, dà una spallata violenta agli avversari che piombano a meno 8 e allunga più 6 sulla seconda piazza, oggi occupata dal Fano e dalla San Benedettese. È finita 3-2, lo specchio fedele di una partita gradevole, ricca di emozioni. Due rigori, uno per parte, come all'andata. E come un girone fa, anche questa volta a portare a casa i 3 punti sono stati gli uomini di Maggi. Migliore compleanno non poteva festeggiare il presidente della Rata, Francesca Tardella, che però preferisce ancora mantenere il profilo basso, nonostante la classifica oggi dica che i biancorossi sono la principale pretendente al salto di qualità. Imponente il servizio d'ordine per il derby dei derby marchigiano. L'unico neo il ferimento di un tifoso di 31 anni della Maceratese per l'esplosione di una bomba carta che gli avrebbe provocato gravi lesioni ad una mano. Necessario il trasporto in eliambulanza all'ospedale Torrette di Ancona. Per quanto riguarda la gara, locale informazione tipo, mentre Meco Monaco schiera Shiba dall'inizio al posto di Pintori, Amodeo il terminale offensivo, a secco da circa 400 minuti, metterà a segno una doppietta nel derby dell'Elvia Regina, che però non porterà in dote alcun punto. I padroni di casa partono bene, creano subito pericoli dalle parti di Silvestri, che capitola al 16esimo quando Ferri Marini raccoglie un perfetto assist in profondità piazzando la boccia dell'1-0. Esplode la fetta di stadio biancorossa, che però subisce la doccia fredda un minuto dopo quando Amodeo, lasciato colpevolmente solo, realizza il pari. La Maceratese assorbe immediatamente il colpo e riprende a macinare, soprattutto a centrocampo, con un ottimo Romano. La Civitanovese ha qualche difficoltà, Degano non è in giornata, Cossu soffre l'intraprendenza degli avanti biancorossi. Al 26esimo D'Antoni viene messo giù per l'arbitro Volpi di Arezzo, partita sempre in pugno e diretta egregiamente, e calcio di rigore. Dopo gli errori di domenica scorsa a Fano, né D'Antoni né Cuco se la sentono di calciare, va quindi Romano che riporta i suoi di nuovo in vantaggio. Con questo risultato le due squadre tornano negli spogliatoi. Al rientro in campo dopo 5 minuti arriva il secondo rigore della giornata a favore questa volta degli ospiti. Garaffoni abbraccia Amodeo e rimedia anche il cartellino giallo. L'attaccante ospite non sbaglia per il 2-2. Per una buona mezz'ora la Civitanovese tiene testa agli avversari. I locali lanciano quanti più possibili palloni in avanti e accompagnano bene l'azione sul rilancio, a differenza degli ospiti che invece fanno più fatica nell'impostazione pur chiudendo bene gli spazi agli avversari. Al 20esimo Croce, su calcio piazzato dai 25 metri, prova ad indirizzare il pallone all'incrocio. Le due squadre non rinunciano a giocare, quando trovano il varco giusto si fanno notare. Cala la pioggia e si accendono i fari all'Elvia Regina. Al 34esimo D'Antoni viene liberato al tiro dinanzi a Silvestri, ma l'attaccante biancorosso spara addosso al portiere. La Civitanovese allenta, il campo pesante non aiuta l'11 di Meco Monaco. Il gol del 3-2 la Maceratese lo segna sugli sviluppi di un corner calciato da Croce. Garaffoni appostato sul palo lontano, Amodeo non tiene la marcatura mentre Silvestri si lascia sorprendere visto che il pallone attraversa tutta l'area piccola. Di testa il difensore biancorosso insacca, facendosi così perdonare il rigore causato in avvio di ripresa. Al triplice fischio è festa grande sugli spalti per i tifosi della Rata, che affronta ora la sosta nel migliore dei modi. Maceratese dunque che ha liquidato la pratica Civitanovese, Maceratese che proprio questa sera sta festeggiando il successo contro i rivali di sempre della Civitanovese, di Citanò, come Citanò chiamano Citanò da quelle parti. Pare che il presidente Tardella, che tra l'altro domenica scorsa ha compiuto gli anni, abbia offerto la cena a tutta la squadra. Questo è il derby, Enzo, sentito come dicevamo poco fa, come Giulianova Teramo, come Ascoli San Benedettese. Assolutamente sì, assolutamente sì, è un derby assolutamente sentito. Quest'anno le due squadre poi sono di alta classifica, per cui e poi la Maceratese è implicata nel discorso promozione prima in classifica, quindi ha tutto il sapore che poi aggiunto un derby può dare. Peccato quello stadio con quella pista di atletica lì attorno, insomma, potrebbe... penalizza di molto, insomma, penalizza di molto secondo me lo spettacolo. La pista riduce molto e anche i giocatori stessi, insomma, secondo me vengono meno condizionati quando poi c'è la pista.
anche gli assistenti, gli arbitri, insomma, hanno distanze più dilatate rispetto al pubblico, sono quindi più sono più tranquilli, non come il vecchio Ballarin, caro Diego, o come il Fadini, dove lì il contatto è quasi come diretto. Il vecchio Fadini, perché domenica, se io fossi stato, cioè, allora io ti ho sostituito degnamente domenica, perché dopo il rigore dato mi sono messo a battere contro il tabellone pubblicitario che era lì. Insomma, che avrebbero dovuto fare un po' tutti, cioè lì qualcuno ha rischiato veramente di entrare in campo. Cioè, io, se non fossi stato lì in veste di giornalista, avrei scavalcato e sarei entrato in campo, avrei malmenato l'arbitro, perché non si può dare un rigore del genere. Però il Fano durante la settimana aveva pianto parecchio. Aveva pianto per le vicissitudini. C'era sicuramente. Ma infatti c'era un collega di Fano che è stato molto onesto alla fine del primo tempo, abbiamo rivisto le immagini, non solo ha detto quello che era ovvio e là lo abbiamo visto tutti, ma ha detto anche lui che in effetti il presidente aveva pianto talmente per la partita che loro avevano Sergio fatto. Catalani, scommetto, il telecronista. Credo di sì, credo che tra l'altro lui era un vecchio tifoso, sì, un vecchio ultra della allora squadra. Allora parliamo di Sergio Catalani. Veramente una persona molto corretta, sì, una persona molto vero. Un collega stimabile, anche lui ha detto insomma che il rigore è stato un canotto. Post natalizio. Tieni, prendi. La squadra del Fano, subito dopo che Raparo ha preso la palla, noi abbiamo rivisto le immagini, è andata subito in avanti a continuare l'azione. L'arbitro ha fermato il gioco indicando... Poi vedremo il servizio. Sarà il secondo servizio che proporremo. Adesso invece torniamo allo stadio di Macerata, all'Elia Regina, per ascoltare i due allenatori. Mister, avete dato una bella spallata alla Civitanovese, a questo punto avete mezzo campionato in tasca. Ma più che altro ci siamo dati una pacca sulla spalla per noi stessi. E era una coincidenza il derby con la Civitanovese di oggi, volevamo andare avanti dopo la buona prestazione di Fano e gli episodi purtroppo che avevano girato in quella maniera lì che tutti sappiamo. Mi aspettavo soprattutto una risposta di concretezza, perché a volte sbagliare due rigori in uno scontro diretto fuori casa poteva portare delle scorie a livello psicologico. Invece la squadra anche oggi alla quale vanno i miei complimenti, mi ha emozionato perché ha affrontato la partita senza remore, senza tanti fronzoli per la testa e sono contento perché ha fatto veramente una grande partita. Primo tempo più bello, secondo tempo più concreto. Sì, c'era anche l'incognita un pochino del campo, non sapevamo se teneva ancora oppure volevamo portare avanti forse un pochino di più il 2-1, volevamo portarlo avanti, invece abbiamo preso subito il 2-2. Lì ci siamo anche un pochino smarriti, la Civitanovese ha preso un po' il campo e poi invece abbiamo fatto un finale di partita, credo che gli ultimi 15 minuti, 20 minuti potevamo dal mio punto di vista fare anche più gol. Però ecco, è difficile oggi rimproverare qualcosa alla squadra perché è sempre stata in partita, è sempre stata presente in campo, ha sempre lavorato benissimo e anche la condizione atletica sul campo pesante che ultimamente ci avevamo giocato poco ha fatto un pochino la differenza. Era difficile giocare su questo campo per tutti e due, abbiamo giocato tutti e due sulla palla lunga e sulla seconda palla, certo è che se commettiamo quegli errori è difficile vincere le partite. Io penso che noi abbiamo commesso tre errori su tutti e tre i gol molto gravi perché avevamo palla noi, rinvio corto, ci ripartono e ci fanno gol, ci fanno. Quindi non è nemmeno un discorso di squadra, è un discorso che se si fanno questi errori, pure il terzo gol, una palla sopra la linea di porta, insomma, un calcio d'angolo. Bisogna essere più attenti, e bisogna essere, la partita l'avevamo ristabilita molto bene, è normale che la Maceratese rispetto a noi un passo un po' più veloce come squadra, quindi sapevamo che ci poteva mettere in difficoltà, però tutto sommato alla fine penso che il pareggio ci poteva pure stare per quello che si è visto. Sono dispiaciuto perché per tutti questi tifosi che sono venuti qui in massa, però purtroppo, ripeto, quando si commettono questi errori è difficile riportare punti a casa, anche se vi devo dire ho visto un arbitro all'altezza della situazione, molto probabilmente il più bravo che ho visto in questo momento, devo fare complimenti anche all'arbitro, quindi niente, dobbiamo rialzare la testa velocemente, anche se non è facile dopo un derby, e andare avanti e cercare di finire bene questo campionato, perché penso che il campionato sia ancora lungo e ci sia ancora tanto da dire. È normale che la Maceratese ha vinto una partita importante.
Eccoci qui, rientriamo in diretta. Dopo la pubblicità abbiamo ascoltato anche i due allenatori, Maggi e Meco Monaco, però adesso, visto che dobbiamo parlare anche del Giulianova e del Fano, abbiamo affrontato già l'argomento in avvio di trasmissione, però vogliamo vedere anche il servizio, come è maturata, come è maturato questo pareggio al Fadini, una gara giocata su un campo tra l'altro piuttosto allentato. Vediamo. Un gol di Mariani al 90esimo evita al Giulianova un KO che sarebbe stato sicuramente immeritato al cospetto della vice capolista del torneo Fano, che ha però dimostrato tutto il proprio valore. La generosità è stata l'arma in più dei ragazzi di Francesco Giorgini, che hanno dimostrato di avere un cuore grande così. L'avvio del match, giocato su un campo molto pesante per la pioggia, vede al decimo una rovesciata di Sartori che chiama alla parata in due tempi falso. Al 15esimo per i granati sembra fatta, contropiede dopo un angolo dei giallorossi di Sivilla che si fa 60 metri di campo, entra in area e poi mette incredibilmente a lato. I ragazzi di Giorgini provano a rendersi pericolosi, ma la difesa granata appare molto attenta. Al 22esimo Gaetani da posizione angolata mette sull'esterno della rete. Al 28esimo poi arriva il vantaggio ospite. C'è un contatto dubbio, probabilmente al limite dell'area, fra Raparo e Borrelli con Carella che indica il rigore. Si incarica della trasformazione dal dischetto Sivilla che mette alle spalle di falso. Giorgini in panchina non ci sta e dice forse qualcosa al fischietto Barese che lo manda negli spogliatoi. Al 32esimo è Ferrante a caricare il destro da 30 metri con la risposta di Ginestra. Sugli sviluppi del corner è falsa perla a far correre un brivido ancora all'estremo fanese. Sugli spalti si scaldano gli animi nei confronti della terna arbitrale, mentre in campo le due squadre non si risparmiano. Al 37esimo si rivede il Fano con Borrelli che impegna falso. Il finale di tempo vede il pressing giuliese tanto generoso quanto improduttivo. La ripresa si apre al decimo con un tiro alto in area abruzzese del neoentrato Livi. Al 13esimo arriva la risposta di Mariani direttamente su calcio di punizione con la parata dell'attento Ginestra. Al 16esimo invece la traversa a salvare l'estremo marchigiano su tiro violento di Mariani, con la palla poi messa incredibilmente a lato da Nassi al volo. Anche il Fano due minuti dopo ha di che rammaricarsi, con Olivi che in area incrocia la sfera che finisce di pochissimo sopra la traversa. Al 23esimo l'arbitro Carella allontana dalla panchina del Giulianova anche il vice allenatore giallorosso Pagliaccetti, mentre un attimo dopo è ancora Olivi ad impegnare in calcio d'angolo falso. La gara non conosce pause, visto che alla mezz'ora è falsa perla ad impegnare ancora il portiere del Fano. Gli ultimi minuti vedono i prevedibili attacchi della formazione di casa, che trova ad una manciata di secondi dal 90esimo il gol del meritato pareggio con il suo miglior giocatore Marco Mariani. Poi non accade più nulla, con i giallorossi che possono festeggiare per la conquista di un punto pesantissimo al cospetto della migliore squadra vista quest'anno al Rubens Fadini. Marco, era più dispiaciuto l'arbitro per il pareggio o il Fano? Ma non lo so. Perché il rigore probabilmente, è stato probabilmente tra tutti eravamo più dispiaciuti noi per il pareggio, perché veramente in queste quattro partite potevamo raccogliere di più di quello che abbiamo fatto, e per episodi, per un pizzico di bravura in più potevamo fare qualche punticino in più, però speriamo nelle prossime partite. Tu ti sei fatto 40 metri di campo per andare a abbracciare chi, visto che Giorgini e Pagliaccetti erano state espulse? No, c'era la mia ragazza in tribuna. Ah, però... ecco, quindi la dedica per la sua ragazza. Sì, tra l'altro la salutiamo perché è dietro le telecamere che ti segue. Sì. Bene, in quel momento dopo il gol che cosa hai provato? Che emozione hai vissuto? Ma dopo il gol sinceramente pensavo mancasse qualche minuto in più e volevo vincerla, e vedevo che anche gli altri volevano vincerla, perché ci sono stati un paio di calci d'angolo alla fine che ci siamo spinti proprio tutti avanti, perché avevamo proprio la sensazione che potevamo fargli quasi la beffa al Fano, perché alla fine gli ultimi minuti stavamo meglio fisicamente, loro non riuscivano più a ripartire. Penso che se la partita durava qualche minuto in più probabilmente potevamo fare anche 3 punti. Dimmi una cosa, tu resterai a Giulianova? Ma io non lo so, per il tu momento... 7 gol hai messo a segno, Per il momento sì, nel senso qui bisogna ancora raggiungere l'obiettivo che ci eravamo prefissati, e quello è l'importante. Poi dopo a fine anno
saranno, non so, valutazioni. Marco, proposte. Volevo farti una domanda. Giorgini ha stima di te? Senti la stima di Giorgini? Ma io penso di sì, nel senso che secondo me da quando è arrivato il mister la squadra è cambiata, è di parecchio. Nel senso, abbiamo avuto qualche prestazione negativa, vedi la partita con il Castelfidardo. Lì avete toccato il fondo. Sì, lì sì, senza dubbio, lì abbiamo fatto male. Però anche negli allenamenti la sensazione è quella di migliorarsi giorno per giorno, la sensazione è quella di lavorare sempre per fare qualcosina in più. Tanto è vero che dopo la partita di Macerata eravamo già rammaricati lì da quella partita per aver fatto solo un punto, esatto, al cospetto della prima in classifica. Quindi comunque abbiamo lavorato, abbiamo continuato per cercare di raccogliere più punti possibili. Ti piace giocare più da esterno o più al centro? Ma bella domanda. Bella domanda, però ti dico che da esterno è bello, poi per come gioca, anche come vuole che giochiamo il mister, l'esterno sicuramente si mette in mostra. Avere la considerazione di Giorgini che usa molto, insomma, gli esterni, credo che sia molto, insomma. Sì, 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 sì. Poi la speranza è che Giuliano si salvi e che vada in porto questo progetto. Rimanere con Giorgini secondo me è sempre una garanzia, perché poi lui anche a livello intanto ti dà tanto, ti dà tantissimo, e poi comunque un giocatore che ha giocato sotto Giorgini è una garanzia se vuole fare carriera, credo. Sì, sì, questo è senza dubbio. Posso fare io la domanda? Fabiano aveva stima di te? Sì. Penso di sì. E come mai la prima partita con Fabiano partisti dalla panchina? Sono scelte, secondo me, che si fanno, però penso che la stima di me, poi non lo so. Io credo di sì, perché io chiesi a lui questa cosa in maniera molto confidenziale. Mi ricordo che c'era anche Morris, poi lui tra l'altro era una persona assolutamente disponibile proprio, sì, sì, questo va detto, una persona squisita da questo punto di vista, disponibilissimo al dialogo e non era mai saccente e presuntuoso, quindi gli si poteva, questo secondo me è sintomo di grande intelligenza, no? Quando poi una persona non è presuntuosa, difendere le proprie idee sì, però anche con costrutto. E lui spiegò, io gli feci questa domanda, ma ho visto. E c'era anche Francesco Marcozzi, il collega, no? Allora lui mi disse, ma volevo far riposare il ragazzo, così io ho ritenuto di fare alcune scelte che secondo me potevano essere buone, ma avrò tempo per correggermi, poi non l'ho avuto tempo. Non gli avete dato tempo. No, ma anche perché credo che la goccia che poi fece traboccare il vaso fu anche la fascia di capitano data a Calabuig, perché lì al termine della partita, credo con l'Agnonese, forse con il Celano. Con il Celano, con il Celano, sì, vero? Accade quello che accadde sotto la curva, sì, eh. Tu sì, c'eri, sì, Enzo, sì, quindi sì, io sì, sì, mi limito a commentare solo le immagini. Torniamo al Fadini, perché dobbiamo ascoltare i protagonisti della gara. Giorgini, il gol di Mariani al 90° ha evitato la beffa, soprattutto perché il gol del Fano è arrivato sul rigore che non c'era. No, non è che è il rigore, bisogna farlo rivedere, no? Allora, facciamo rivedere il rigore di oggi e vediamo a Madeli che è il rigore che non ha dato a noi. Ormai è da 5-6 partite che continua questa storia. Dispiace perché compromettono le partite, senza togliere niente al Fa, no? Questa assolutamente è un'ottima squadra. Forse la migliore vista quest'anno al Fadini? Sì, oggi siamo stati anche penalizzati dal terreno di gioco, però non si può giocare sempre così e stare sempre a rincorrere, perché ormai non è per una squadra. Scusando, io alleno da tanti anni, una cosa del genere come questa non l'ho visto mai. Pareggiare una partita, prendere gol al 90°, però in casa giuliese si recrimina per un rigore che probabilmente non c'era. Lei dalla panchina cosa ha visto? Ma ho visto il giocatore che è caduto a terra, solo quello. Non è l'episodio, anche perché in precedenza avevamo già sfiorato il gol sull'1-0, potevamo chiudere la partita, così non è stato, è normale che poi l'episodio anche negativo ci può stare, negativo per noi e magari positivo per il Giulianova, e bisogna prenderne atto anche con un po' di rammarico, però insomma questo è un po' la sintesi della gara, anche giocata in un campo impraticabile, però dove le squadre hanno cercato di dare il meglio di loro stessi.
Diego, scusami, ti volevo chiedere questo. Quindi se un giocatore va a terra dentro l'area può essere concesso il calcio di rigore? Mi hai anticipato, infatti tutti, ogni volta che uno cade in area è rigore. Cioè, ma era, stava incavolato, non sapeva che perdere all'ultimo istante. Ma poi il rigore non c'era, ragazzi, non c'era. Ma non, ha, non ma hanno non protestato i giocatori. Mi sembra pure che era fuori, perché... da, fuori dall'area, mi sembra. A parte che non no, c'era era in area il ma è dubbio, è al limite. Stava proprio lì, non si vede bene, però sensazione. No, la palla netta, Raparo prende nettamente la palla. Visto. Tant'è che non protestano neppure ma i giocatori. L'arbitro era ben posizionato, secondo me ha proprio preso un abbaglio, cioè... Forse qualche goccia d'acqua, di pioggia... È impossibile. Io nel collegamento che ho fatto per la televisione ho definito questa idea stravagante dell'arbitro un attimo di flash, ho detto è stato flashato, ho usato questo termine e nel secondo collegamento l'ho detto... Gli è partito l'embolo, cioè l'ho sottolineato, purtroppo Giorgini offensivo, comunque, era per essere stato espulso Giorgini e poi Pagliaccetti, insomma, e se c'eri tu ti buttavi oltre la rete, noi l'abbiamo detto domenica, ero insieme a Franco Beyer e io l'ho detto, se c'era lì lui si buttava oltre la rete e saresti andato in campo, quindi. Io devo dire che mi è dispiaciuto per Alessandrini che, ecco, il buon mister, lui è stato bravo. Anche da questo si vede. No, lui ha detto una cosa giusta, è stato scottato. Forse era arrabbiato perché era stato appena scottato, no? Pareggiare al 90esimo. Però un attimo, un allenatore esperto come lui, con una squadra che ha e che è quella che è, deve anche dover riconoscere ad un allenatore come Giorgini i meriti della squadra del Giulianova, e questo è quello che mi anche è dispiaciuto. Anche perché le immagini che abbiamo visto, Giulianova ha attaccato per recuperare... Quindi sul rigore poteva essere più diplomatico. Diego? No, Enzo, ma anche per rispetto nei confronti della società di Giorgini, perché quando venne a Giulianova fu Giorgini che fece il suo nome per farlo venire, è vero, no, ad allenare Giulianova. Tra l'altro, quando venne esonerato... Sì, assolutamente venne esonerato, sì, da Quartiglia. Sì, da Quartiglia subentrò Cuoghi, Stefano Cuoghi, sì, al posto di Marco Alessandrini. Il Giulianova, se tu ricorderai, conquistò la salvezza. Sì, credo che era l'anno sì di Artico, se non vado errato. Assolutamente preso a gennaio, sì, l'attaccante Artico, impressionante, realizzò 9-10 gol in maniera impressionante. Sì, vabbè, era un attaccante, insomma, sì, lui... Lui che con la Provercelli nella finale scudetto, esatto, della Serie D realizzò, esatto, il gol al 90esimo, esatto, 91esimo. E comunque, bei ricordi, bello il Fadini di quel tempo, caramente. Sì, peccato sì non vivere chissà più. Chissà se Mariani ne chissà sa qualcosa. Mariani non sarà protagonista fra qualche anno con la maglia del Giulianova, perché se è vero che il presidente vuole portare avanti un progetto ambizioso, il Giulianova ha bisogno di giocatori di qualità e di giovani. Tu nel 92 sei, sì, quindi sei nel pieno delle tue energie, caro Enzo, insomma, ha bisogno del pubblico perché Esposito si attende molto, anche Giorgini dal pubblico. Ma insomma, i risultati di solito trascinano anche il pubblico, eh? Sì, domenica faceva freddo, pioveva, il tempo è stato inclemente, però ci si aspettava anche qualcosa in più, anche alla stregua di quella che era stata la prestazione contro la San Benedettese. Quindi però già c'era chi stato, non c'era ha avuto torto. Non c'era stata l'attesa, c'è l'attesa disattesa contro la San Benedettese, è logico che contro il Fano probabilmente... Beh sì, anche se contro la San Benedettese tu hai condotto la partita fino al 38esimo, anzi fino al 90esimo, poi hai preso il gol. Sì, ma infatti io secondo me andrebbero seguiti i ragazzi non per i risultati che ottengono sul campo, ma proprio perché la società sta facendo un certo discorso. Tutti stanno dando il massimo in questo momento, veramente. Allora adesso ci andiamo invece a vedere l'altra vice capolista del girone, ovvero la San Benedettese, che ha battuto, liquidato il Celano, ma il Celano quest'anno insomma fatica e secondo me è la squadra designata a retrocedere senza passare dai playout. Vediamo. Non ci sono i 4.000 sempre presenti del Riviera, ma la Samb sbriga ugualmente la pratica Celano senza troppa fatica. Ai ragazzi di Paolucci bastano poco più di 20 minuti per mettere a segno un 1-2 tremendo che taglia le gambe al fanalino di coda del girone F. L'allenatore rossoblu, dopo la trasferta di Giulianova, rivoluziona la difesa. Oltre a Borghetti, che rientra dalla squalifica, ci sono dal primo minuto Fulop, Botticini e Lobosco al posto di Cafagna, Biti e Ballorani.
Il Celano non riesce mai ad uscire dalla propria tre quarti ed il vantaggio della Samba arriva poco dopo il quarto d'ora di gioco. Pepe, su punizione calciata da Napolano, è il più lesto di tutti e con il destro mette il pallone alle spalle del portiere. Passano 10 minuti ed arriva il 2-0. Napolano, ancora lui, tira fuori dal cilindro un cucchiaio delizioso e Alessandro realizza il terzo gol stagionale. Il Celano si fa vedere in avanti soltanto al 40esimo, con Iaboni che supera Borghetti, ma la sua conclusione viene murata da un provvidenziale intervento in scivolata di Pepe. Nella ripresa è ancora il centrale rossoblù ad andare in gol, realizzando il terzo centro nelle ultime due partite. L'azione decisiva nasce sempre da punizione ed il finale è il solito, palla nel sacco e punteggio sul 3-0. Ci prova anche Tozzi Borsoi qualche minuto più tardi, ma un difensore ospite salva sulla linea. Il 4-0 non arriva nemmeno al 40esimo, quando Franco ci prova con il sinistro dai 20 metri, palla sulla traversa. Finisce così, con la Samb che approfitta dei passi falsi di Civitanovese e Fano ed agguanta il secondo posto in classifica. Diego, magra consolazione per la Sammettese che agguanta il secondo posto in classifica, però rispetto al turno precedente sempre 6 punti di svantaggio, sì, rispetto alla Mangiatese. Sempre 6 punti di svantaggio, ma è quello che abbiamo detto prima. I gol sono stati pure di buona fattura, il terzo è stato uno schema, anche se ripeto, vedo dell'ingenuità. Quando c'è una posizione laterale in quel modo ti devi aspettare che la squadra porta i difensori porta dentro e poi esce da. Il secondo palo esce uno sul corto, Tozzi Borsoi, messo in mezzo. Quello è uno schema oramai che lo vediamo continuamente. Basterebbe mettere a zona un uomo, non possono fare quello schema. Sì, lasciare l'uomo su quella zona. Su quella sua lunetta che non puoi fare, perché lì c'è un blocco, lo liberano. No? Entrano tutti come se questo qui volesse crossare in mezzo. Entrano tutti, la difesa avversaria, del Celano in questo caso, si abbassa. Quello esce da dietro, viene a prendere la palla corta, Tozzi Borsoi l'ha messo in mezzo alla sua terra, Pepe ha fatto da tapinino. Tra l'altro, un gol... Bel gol, ma... è parecchio che lo vediamo. La... Sì, ma era, se tu vai in Serie A, Serie B, spesso lo ripeti, no? Uh-huh. Andava di moda 2-3 anni fa, poi non si è visto più, perché ogni tanto si cambia, perché ormai le contromisure, esatto. No? Poi li ricacciano, però tu ti devi sempre preoccupare su quella palla che può succedere quel tipo di... Maria? Che può succedere quel tipo di... però dai. Torniamo a Riviera delle Palme, le interviste. In Riviera completamente vuoto, ma è giusto giocare partite di calcio in questa maniera? No, non è giusto vederlo, ma sia a Riviera che sia a qualsiasi altro stadio di calcio, giocare a porte chiuse è veramente una desolazione, è veramente, cioè, manca qualche cosa proprio, perché il pubblico, il tifo, questo è il calcio, questo è lo sport, è partecipazione. Quindi purtroppo il giudice sportivo ha ritenuto darci questa squalifica che secondo me, ripeto, è stata molto eccessiva e oggi il dispiacere è stato per tutti, non solo per i tifosi ma anche per la società, per i dirigenti, per anche per i stessi ragazzi che sono scesi nel campo. Quindi speriamo che queste cose, ecco, non accadano più, che anche i nostri bravissimi, calorosissimi tifosi, ecco, che se c'è qualcuno che perde ogni tanto la testa, va un attimo ripreso e messo da parte. Pasquale Luiso, oggi partita impossibile per il Celano? Direi di sì, poi non so se avete guardato la mia distinta, l'età di lei che l'è andata a guardare, penso, no? 14 ragazzini. 7 under in campo al primo minuto. È un Celano già rassegnato, no, che si sta preparando, no, all'eccellenza? Rassegnato oppure? No, perché dobbiamo cercare di almeno di arrivare terzi ultimi, provarci, tentare di arrivarci, però squadra giovane, con un paio di giocatori esperti, però mi ripeto, non era questo il campo per cercare punti per la salvezza. Noi ce la siamo sempre giocati, però, con tutti, su tutti i campi, i ragazzi sono sempre usciti fuori a testa. Poi oggi mi manca Buongiorno, mi manca D'Adamo, mi manca Marfia, mi manca Castaldo, gli unici giocatori più grandi che ho, i quattro più grandi che ho, poi Buongiorno è un 94, però l'unico che magari mi faceva qualche gol. Però, come ti ripeto, non dobbiamo mollare, perché le partite ne sono ancora tante, abbiamo tantissimi scontri diretti e cercheremo di battagliare con loro. Sì, quando si è vinta è sempre scontata, prima però bisogna giocare le partite, perché tanto quando vinciamo è sempre scontato, poi se pareggiamo una partita è una cosa clamorosa, questo insomma, però insomma al di là di questo abbiamo vinto come dovevamo fare, siamo tornati secondi in classifica e... Per cui c'è un campionato lunghissimo, perché ci sono 14 partite e siamo lì a lottare con
le squadre che sono insieme con noi, con una capolista che in questo momento continua a vincere, però ripeto, le partite sono tante, noi dobbiamo essere bravi a invertire la tendenza. D'altro canto, a Riviera delle Palme oggi era deprimente giocare senza la nostra gente, questo insomma va detto, però noi abbiamo vinto sempre qui, salvo la partita con il campo basso dove probabilmente meritavamo anche quel giorno la vittoria. Dobbiamo invertire la tendenza fuori casa, perché il vero problema della nostra squadra è questo, e però adesso capitano le partite giuste, perché si entra nel vivo, le partite saranno difficili per noi come per la Maceratese e dobbiamo essere pronti ad approfittare di tutto. Senza pubblico, un campo pesantissimo, penso la squadra abbia fatto un'ottima partita di là dell'avversario, poteva essere uno stato ancora più ampio, l'importante è che non abbiamo preso gol, perché è importante anche questo. Ho visto una squadra che ha fatto quello che doveva fare, abbiamo sempre cercato di giocare anche su un campo pesantissimo, sono contento. Una squadra che ormai, è inutile dirlo, convince fortemente quando gioca in casa, poi appena si allontana un attimo. Allora, non mi sembra che il Fano abbia vinto Giulianova, perché noi diamo per scontato tutti, tutto e tutti, Castelfidardo, Giulianova. È difficile per tutti questo campionato, fuori casa adesso non è semplice, al di là della nostra prestazione, ripeto che non è stata positiva a Giulianova, poi alla fine della partita la potevi vincere, non dovevi prendere gol, perché se andiamo a vedere i tiri in porta che ha fatto Giulianova, 0 tiri in porta, magari noi potevamo fare molto di più, questo sicuramente. Ecco, quindi, ripeto, è stata una partita non giocata bene, abbiamo portato un punto e andiamo avanti. Insomma, che oggi abbiamo vinto, è importante, adesso abbiamo una settimana per lavorare tranquilli, poi settimana prossima penseremo a Fano. Alfonso Pepe ci sta abituando al gol, ti aspettiamo a Fano? Speriamo, un G2 senza 3, quindi speriamo, preferirei magari fare un gol a Fano e cercare di vincere la partita. Sul primo gol sembrava che neanche tu ci avessi creduto che entrava dentro. Sul primo è perché sinceramente io stavo spalle alla porta, quindi non ho visto la palla che è entrata, poi ho visto che i miei compagni venivano a esultare, quindi fortunatamente abbiamo fatto gol. A parte tutto, stai crescendo sostanzialmente nella tua condizione e anche nelle prestazioni in campo. Sì, diciamo, ho avuto un momento prima poco fortunato, comunque invece adesso, a parte diciamo il gol, comunque sto meglio, poi anche con l'aiuto dei compagni cerco di fare sempre meglio. Diego, secondo gol per Pepe in due gare, prima Giulianova, adesso in casa Corcelano, le abruzzesi portano bene a Pepe, sì, lui che è abruzzese, tra l'altro se la manca. Mi fa piacere per Alfonso, perché è un bravo ragazzo, ma però vedo il gol come il gol che ha fatto proprio una sponda, l'avversario dietro gli ha dato l'appoggio. Però insomma, almeno lui ci è andato, si può dire. Io sono contentissimo, però ti posso dire che lui è felicissimo di aver segnato a Giulianova. Lo so, è un ragazzino che quando andava nella curva degli Ultras a tifare, quindi infatti una gioia immensa quando fece il gol domenica. Però voglio ricordare che Pepe De Ramano indossa una maglia che comunque sa di iodio, di mare, profuma di iodio, come di maglia, perché San Benedetto è giustamente umare. Allora, hai ragione sempre tu, faccio notare comunque. Allora, più tardi, tra poco, avremo il collegamento con San Benedetto del Tronto, però adesso andiamo a seguire il servizio relativo alla gara Matelica-Jesina. E ancora derby al comunale di Matelica. Dopo la Civitanovese arriva la Jesina, contro cui la squadra di mister Gianangeli va a caccia di conferme. Bacci senza gli squalificati Trudo, Cargina e Francia. Il Matelica recupera Capitan Lazzoni. La conferma la sigla Api, che ripete quanto accaduto nella partita d'andata. Sua, infatti, la rete decisiva. In avvio pericolosa la Jesina con la coppia Nicola Cardinali-Sassaroli, pericoloso con una conclusione sull'esterno della rete. Ancora avanti la Jesina, triangolo Mattia Cardinali-Sassaroli-Traini che calcia di poco fuori. Al tredicesimo Mattia Cardinali in arrivo dalla sinistra si divora letteralmente il gol da solo davanti alla porta del Matelica. Terreno pesante quello del comunale, zuppo d'acqua e che rende difficile il controllo palla, ma nonostante questo i ritmi della gara si mantengono alti. Al ventitreesimo primo angolo per il Matelica guadagnato da Ambrosini vicinissimo poco prima al gol su cross di Moretti, ma di testa arriva e anticipa Sassaroli. Al 33esimo fallo in area di Carnevali su Ambrosini e Fagnani di Termoli ordina il calcio di rigore. Batte Ambrosini dal dischetto, ma Tavoni para. Scomposto ma insidioso al 40esimo il tiro da fuori area di Traini, palla alta, tutti negli spogliatoi a reti bianche.
Materica aggressivo fin da subito nella ripresa. Al secondo minuto il solito Ambrosini, uomo partita, tira da fuori area e a frenarlo c'è soltanto il palo. Poco dopo, ottima azione degli ospiti, gran tiro di Mattia Cardinali che sorvola la traversa. Ancora l'ottimo Tavoni, salva la porta Leoncella dall'ennesimo assalto di Ambrosini al decimo della ripresa. Al 26esimo, punizione per il Materica. Batte Borgese, ma il tiro finisce dritto nei guantoni di Tavoni. Insiste il Materica, ma la difesa Leoncella si chiude e riesce ad anticipare più di un'incursione. Al 30esimo, occasione per la Jesina. Cardinali temporeggia troppo in area, allarga verso Sassaroli che tocca per Traini che conclude debolmente. La gara si sblocca al 39esimo, cross pregevole di Moretti per la testa di Api, entrato da 3 minuti per Borgese, che consegna così il vantaggio al Materica. Reazione Jesina con Frulla, gran botta da fuori, respinge Pitoni, poi la difesa libera l'area. L'ultimo corner per la Jesina non porta nulla, se non un brutto scontro in area che lascia a terra il numero 1 Spitoni. Sul photo finish tenta il tutto per tutto Traini, ma il tiro viene parato. Il Materica incassa i 3 punti e trova così le conferme che cercava. Materica che dunque, nonostante abbia un po' rivoluzionato la squadra, sono andati via pezzi pregiati, però caro Diego è lì nel gruppetto delle squadre attualmente in lotta per i playoff, assieme al Campobasso. Mi sembra che ha preso l'ex della Samp, il mediano Borgese. Borgese, sì, sta giocando alla grande. Sì, sta giocando. Invece a San Benedetto. Ma anche a Chieti non aveva. No, a Chieti aveva fatto un discreto campionato, ma niente di che. Esatto, niente esatto. Di che. No, però San Benedetto proprio. Invece adesso a Materica ha trovato la sua dimensione, sembra, sta facendo tutte le domeniche, è uno dei migliori in campo, quindi la squadra era già una buona squadra. Si pensava che magari erano andati via cacciatori, sono andati via alcuni, e invece pare insomma che è abbastanza solida. È una delle squadre al ridosso delle prime di quelle lì, c'è il Materica. Sì, sì, assieme al Campobasso che ha 37 punti, tra l'altro tra poco vedremo anche il servizio relativo alla gara tra il Campobasso e il San Nicolò, anche perché ci sono 8 gol da andare a vedere. Torniamo però a Materica per ascoltare i protagonisti. Abbiamo fatto una buona gara, secondo me, una battaglia è stata su questo campo, sia da parte nostra che da parte del Materica. Abbiamo lottato con le nostre forze, abbiamo avuto le nostre occasioni. Dopo 30 secondi che la palla si è mossa, Nicola Cardinali ha avuto una buona occasione, sulla respinta Sassaroli, se non erro, ha tirato fuori. Mattia Cardinali a tu per tu col portiere ha calciato alto, sempre nel primo tempo. Traini ha avuto un altro pallone che non gliel'ha fatta chiudere in porta. Secondo tempo Michael ci ha avuto un altro pallone su un 1-2 dentro l'area e non è riuscito a concludere. A me sembra che le occasioni ci siano state, sicuramente anche Materica ha avuto le sue occasioni. C'è stato questo rigore parato da Tavoni e poi insomma è stata una battaglia, come avete visto. Purtroppo abbiamo retto fino a 7 minuti alla fine, poi 6-6-6-7, non so quanti è preciso. Ma io penso di sì, io non credo di dire scemenze se penso che sia stata una partita equilibrata. Poi è chiaro, l'avversario ha un valore tecnico ben differente dal nostro e basta un pallone magari per buttarla dentro, noi non ci siamo riusciti, purtroppo è andata così. Ma sì, Api mi sembra abbia fatto 3 gol nelle ultime 4 partite, se non erro, contro noi, o 4 addirittura, una roba del genere. Sì, è un giocatore valido, fortissimo, che il Materica si può permettere di tenere in panchina, beato il Materica che può fare questo, insomma. Diciamo che contro un'ottima Jesina, possiamo dire, ha vinto la qualità e l'esperienza in più che aveva il Materica nel finale. Sì, posso essere d'accordo, l'unica cosa è che 5, 6, 7 minuti alla fine, magari ecco, la partita uno può riuscire anche a portarla in porto, poi dopo non è facile, basta un attimo una disattenzione minima quando si gioca contro giocatori di qualità e la partita finisce in altro modo come in questo caso. Ma diciamo che la squadra intera si è comportata bene, sapevamo che non era una partita facile, anche perché i derby in quanto tali riservano sempre delle sorprese. Un campo al limite della praticabilità, però credo che la squadra sia stata in campo bene, col giusto piglio, la giusta voglia di portare avanti questo percorso che abbiamo iniziato con il nuovo anno e credo che alla fine ci siano riusciti alla grande. Ho provato a fare qualcosa di diverso, ho tolto un centrocampista, ho messo una punta, tutto qua. È stata una partita importantissima anche dal punto di vista del risultato contro un'ottima Jesina e dopo la grande paura del rigore, mister, cosa ha pensato del rigore sbagliato?
Il rigore sbagliato è un episodio che ci può stare, capita in Serie A, figuriamoci se non può capitare in quarta serie. Peccato, però credo che la bravura di tutti e anche dello stesso Ambrosini è stata quella di non abbattersi, ma di continuare a lavorare, a fare bene, a fare squadra, e credo che dal punto di vista tattico, ma anche dal punto di vista della tenuta, la squadra si sia espressa veramente bene. Quindi un plauso ai ragazzi, perché davvero giorno per giorno stanno crescendo e stanno, tra virgolette, anche maturando. Quindi questo è un buon segnale che ci deve creare quel giusto entusiasmo, quel giusto spirito per cercare di fare un girone importante. Allora, abbiamo ascoltato i protagonisti, due allenatori. Adesso dobbiamo smaltire ancora un servizio che riguarda Campobasso San Nicolò, poi andremo ad affrontare velocemente il prossimo turno in attesa del collegamento con San Benedetto del Tronto. Allora andiamo a vedere Campobasso San Nicolò. Vullo centra la seconda vittoria sulla panchina del Campobasso. 8 i punti conseguiti dal tecnico siciliano, come i gol visti a Selva Piana tra il rossoblù ed il San Nicolò. 10 come i gol fatti da Miani in campionato, autore di una tripletta, ma anche 10 come le vittorie stagionali dei rossoblù. Uno spettatore neutrale si sarebbe divertito tantissimo nell'assistere a Campobasso San Nicolò, finita 5-3 per i rossoblù. Tira un vento gelido che taglia i pochi e infreddoliti spettatori di Selva Piana, circa 800 le presenze. Nella curva Scorrano campeggia uno striscione, fa più danni un cattivo politico che 100 tifosi con una birra. Appena 5 minuti per il vantaggio abruzzese, pasticcio di Marinucci, la palla è recuperata da Santoni che fa partire il sinistro violento, la palla è contro la traversa, un rimpallo favorisce la palla giusta colpita di testa da Valim sotto rete. È 1-0 per il San Nicolò. La reazione rossoblù è immediata. Al nono è già 1-1. Punizione di Vitone, controllo di Di Gennaro sulla linea dei difensori abruzzesi e battuta a rete dell'attaccante di Vullo. Reiterate le proteste teramane per un presunto controllo di braccio di Di Gennaro. Dalle primissime battute si capisce che sarà una gara scoppiettante. La riprova al quarto d'ora, quando Gabrielli incoccia il palo di testa in tuffo. Conti trema, ma si salva. Un minuto dopo Valim scarica un destro al veleno. La palla esce di poco al lato. Le due squadre giocano in un fazzoletto di terra e danno vita a una bellissima partita. Al 25esimo Minadeo pennella, Miani si tuffa ma fallisce a pochi passi dalla porta. Forse era pure offside. Sul ribaltamento di fronte Bartolini cerca la porta ma manca quella precisione giusta. Al 28esimo riecco avanti gli ospiti, D'Orazio crossa, rimpallo traditore per Conti che difetta l'intervento, Bartolini in sacca da 0 metri. San Nicolò 2, Campobasso 1. Repentina la risposta rossoblù. Al 32esimo angolo sporcato in rete da Miani, esultanza dell'attaccante romano per il suo 8° centro stagionale. I lupi rimettono le cose subito in riga, la gioia di casa dura il tempo di un amen. Al 38esimo Chiacchiarelli a sinistra ha il tempo di cambiare piede e tirare, Conti commette la frittata, quasi non ci si crede, ma il San Nicolò è avanti per la terza volta in 38 minuti, finisce senza recupero il primo tempo e con un parziale tutto sommato giusto. Vullo comanda subito di smettere la tuta a Fusaro e Giovannisci, in effetti entrano questi due al posto di Marinucci che aveva mal di schiena e Dragone. Giovannisci insidioso dopo 2 minuti, ma Di Gifico alza benissimo sopra la traversa. Approccio giusto alla ripresa da parte campobassana, all'8° taglio perfetto di Todino, in zacca Miani, il gol è davvero spettacolare. È 3-3, nessuna possibilità di parata per Di Gifico, il lupo di Vullo non è mai domo, il più attivo dei suoi. Todino al 20esimo semina lo scompiglio nell'area abruzzese con un diagonale su cui nessuno è bravo a intervenire con puntualità. Un minuto dopo, per il tiro al volo di Stivaletta, tuffo di Conti, palla fuori. Il San Nicolò vive una prima fase della ripresa da incubo, poi si ristabilisce un certo equilibrio in campo. Il Campobasso vuole legittimamente la vittoria. La ripresa denota l'insistenza dei ragazzi di Vullo. Il break abruzzese è alla mezz'ora con il diagonale di Chiacchiarelli che è deviato in angolo da Conti. Un minuto dopo Valin disturba Conti al momento del rinvio. Il signor Tolve di Salerno lo espelle, ma lo stesso 7 abruzzese mostra più di una resistenza prima di andare a fare la doccia anzitempo.
campo. Al 33esimo, azione svelta dei rossoblù, la discesa è condotta da Fusaro che, probabilmente intenzionato a crossare, trova il gol che vale il sorpasso agli abruzzesi. Esplode Selvapiana e Lupi sono in vantaggio dopo una partita straordinaria dal punto di vista del carattere. Nel campo basso poi esce Di Gennaro ed entra Fazio. Il campo basso chiude i conti. Al 38esimo nasce una mischia a due passi da Di Gifico e risolta con successo da Miani, tripletta incredibile dell'attaccante rossoblù che mette la terza firma personale sull'incontro. Al 41esimo risposta abruzzese con la girata ravvicinata di Gabrieli, bloccata da Conti. Al 43esimo pallone smistato da Todino, deviazione di Petronio e per poco non ci scappa pure il sesto gol. Al 46esimo palla messa in mezzo da Giovannisci, il tiro di Todino non è perfetto, Di Gifico fa sua la sfera. Rammarico per il San Nicolò, il campobasso dimostra gran carattere e guarda avanti con fiducia. Giochi fermi domenica prossima. Diego, 5 gol subiti dal San Nicolò, non so se la regia può riproporre nel frattempo le immagini, però ci sono stati anche diversi errori, Di Gifico non è stato... Qualche piccola colpa ce l'ha sui gol, specialmente il secondo, stava tutto sul primo palo, la palla si è insaccata. Il suo è comunque un campionato straordinario. Sì, no, sta facendo, no, ma Di Gifico sta facendo però benissimo. È capitato però, magari in una giornata... Analizziamo i gol, sì, bisogna dire che non si può dire che ha fatto benissimo lì. Sì, sì. Eccoci qua, intanto rivediamo. Questo è il gol della San Nicolò, sì. Diego, quindi dicevamo... È una squadra, ripeto, è una squadra che quando c'è la palla gioca bene, bei fraseggi, perché ci lavora molto Epifani, io l'ho visto negli allenamenti, è una squadra che c'ha anche dei buoni interpreti, però poi nella fase di non possesso, quando la palla ce l'hanno gli altri, io vedo molti errori, d'altronde non riesce a tenere una partita, quasi tutte le gare che ha fatto in trasferta, in vantaggio, addirittura anche i due gol a Chieti, a Pesaro, ieri si vinceva, poi alla fine prende sempre 2-3 gol, 5 gol ieri. Quindi c'è qualche, bisogna lavorare su, sia sui singoli che dire errori di reparto, movimenti diagonali un po' fatti in ritardo. Se vediamo i gol, cioè, non si può prendere il gol secondo me, intanto... il secondo gol specialmente, vedete proprio il portiere secondo me, sicuro che ho visto male prima, non dovrebbe stare lì però. Fermo restando che un buon portiere sta facendo la grande. No, è vero, è vero. Bisogna dirlo. Vabbè, comunque abbiamo commentato gli errori che ci sono stati in questa partita. Facciamo una cosa, andiamo subito a vedere il prossimo turno di campionato, così ci prepariamo per il collegamento con San Benedetto. Ricordiamo che domenica ci sarà la sosta, le squadre però... Voi avete lavorato anche oggi, vero? Sì. Non c'è stato il giorno in più concesso dagli allenatori, ci eravamo anche un po' informati con la Recanatese, con... la stessa Maceratese, tutti in campo per proseguire insomma in questa preparazione, anche perché molte squadre opereranno per un richiamo importante in vista del rush finale che arriverà a primavera tra aprile e dunque maggio, poi a maggio si deciderà il campionato, io penso anche un po' prima per la Maceratese, tutto dipenderà ripeto dallo scontro che ci sarà alla ripresa del campionato tra Fano e San Benedettese e poi soprattutto il big match tra la San Benedettese e la Maceratese che però arriverà un po' più là. Andiamo a vedere il quadro del prossimo turno. Celano Castelfidardo, per il Celano sicuramente sarà l'ultima chiamata, poi Civitanovese Chieti, Fermana Campobasso, Agnonese Giulianova, Termoli Maceratese, abbiamo perso il quadro del prossimo turno, Amiternina Matelica, San Nicolò Recanatese, Fano San Benedettese e Jesina Vis Pesaro. Diego? Beh, la partita più importante chiaramente è Fano San Benedettese. Ecco, qui la San Benedettese se veramente vuole avere ambizioni di vittoria finale, queste sono le partite che valgono doppio. Se deve vincere a Fano, la cosa non è facile perché, ripeto, tra le due squadre c'è una grossa differenza di impostazione. Il Fano gioca aperto e attacca, la Samba attacca e poi qualche volta copre. Io la vedo diversamente, io innanzitutto penso che una buona squadra di calcio deve prima cercare di difendersi bene e poi giocare, perché oggi il calcio andiamo a vedere, le squadre forti, quelle che vincono, molti di loro giocano sulle ripartenze. Chi fa calcio molto ragionato, molto palleggiato, no? Alla fine prende la ripartenza a sua volta, quindi il discorso di sempre sembra un paradosso, allora come, non dobbiamo giocare bene?
Giocò bene ma con raziocinio da furbo. Diego, domenica scorsa l'Inter tanto possesso palla, 70% di possesso palla, alla fine ha perso. Sì, di Ventura, cioè, ripartenze. Io preferisco 35% di possesso palla, due occasioni da rete, la palla che fa muovere la rete. Quindi io ho fatto un esempio diverse volte, anche se quello è un altro calcio. Tu vedi Barcellona, Real, che bocca il loro gioco. E il buon Atletico Madrid di Simeone, che ha imparato qua a fare allenatore, che gioca tutto pressing, raddoppi, triplica le marcature, gabbie, ti aspetta, rientrano tutti, non vanno pressing alto, solo quando stanno a perdere lo fanno perché devo farlo. È chiaro. E poi ripartono. Non so se avevano Silva, quello lì, come si chiama, c'è la radica dal Chelsea, che gli fece una montagna di gol. Costa. Sì. E l'Atletico, 4 volte, 5 volte che gioca con il Real Madrid, vince sempre, sì, vince esatto. Il campionato, aveva vinto anche la Coppa dei Campioni. Sì, sì, sì. Come vedi, non sempre Ronaldo, cioè questi grandi campioni che c'è. Benzema. Sì, sì. Pepe, ma ce ne sono tanti. Però oggi devi giocare da furbo, dai. Il vecchio calcio italiano che tutti... Bale. Ma i gol loro come sono? Milioni. Grandi ripartenze di 150 metri di campo. Ci ricordiamo i gol che hanno fatto Ronaldo e Bale, sono le caratteristiche che hanno, sono da piccole squadre perché giocano di contrattacco. Uh-huh. Anche loro quando devono giocare nello stretto e contro l'Atletico giochi sempre nello stretto, vanno in crisi. Allora, abbiamo detto del prossimo turno, il Giulianova, volevo chiedere, voi andrete ad Agnone all'andata pareggio, è chiaro che adesso iniziano alcune partite per il Giulianova fondamentali per la salvezza, a cominciare proprio quella contro l'Agnonese, perché sì, poi credo... ci sarà il Termoli in casa, giusto? Sì, credo che adesso abbiamo 6-7 partite in cui affronteremo, diciamo, avremo tutti scontri diretti e ci giocheremo molto. Cosa che no, di cui non ha saputo approfittare il Giulianova. Il Giulianova in casa ha pareggiato con il Celano e con l'Olimpia Agnonese. Però sai, Enzo, adesso qualora vincesse fuori casa significherebbe ma devi allontanare... devi importi ad Agnone che per loro, anche per loro è una delle ultime spiagge, insomma. Secondo comincia me ad essere... il Giulianova potrebbe essere anche fondamentale per il discorso play-out delle altre squadre, perché se i giallorossi dovessero fare risultato pieno contro Agnonese... Si crea il distacco, perché poi troviamo... Recanatese, troviamo Fermana, esatto. Troviamo queste squadre più organizzate rispetto alle altre, vero Diego? Cioè i punti cominciano a diventare molti e il play-out rischia di... Però ripeto, il Giulianova deve cominciare adesso a vincere fuori casa, contro, perché ha perso in casa con il Castelfidardo, mm-hmm. Ha pareggiato in casa con il Celano, sì, è vero, ha pareggiato in sì. casa con l'Olimpia Agnonese, cioè che sono squadre contro le quali se non fai punti, con chi le fai? È vero. Allora, facciamo così, fermiamoci un attimo per l'ultimo impegno pubblicitario, torneremo tra poco e probabilmente avremo il collegamento con San Benedetto. Allora, noi salutiamo, abbiamo salutato ovviamente i colleghi di San Benedetto, adesso saluto chiaramente Diego Di Felice Antonio che ritroveremo, non so Diego se martedì avremo la trasmissione proprio perché c'è questo salto con la giornata di sosta del campionato di Serie D, grazie a Enzo De Dominicis, grazie a voi Lino, grazie a Marco Mariani, in bocca al lupo ovviamente per la prossima trasferta di Agnone. È davvero tutto, vi saluto ovviamente, vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento di serata, arrivederci.